No, sarebbe bello se ne cantassi un pezzo del tuo repertorio lunghissimo, ma io ti chiedo, c'è qualcosa che non conosciamo di te che vorresti anche dire per farti conoscere meglio? Perché io sono Sì. sicuro che di te non si sanno tante cose e sarebbe giusto che gli altri sapessero. Ok, vediamo cosa posso dire. Ma intanto posso, per farmi conoscere, posso continuare a parlare del disco, che è appunto un disco in cui ho parlato di me, ho scritto canzoni, aiutato da amici autori. Nel disco ci sono Nina Zilli, c'è Samuele Romano di Subsonica, c'è Marracash in un brano, ci sono gli New Quartet. Io sono un frequentatore, molti mi chiedono raccontaci le varie collaborazioni, featuring, eccetera, e quelli sono, come dire, rappresentativi del fatto che mi piace la musica in più sfumature. Ho suonato dai Casino Royale, ho cominciato suonando lo scacco in Casino Royale per poi approdare a un genere un po' delle sfumature più elettroniche, per poi lasciarli, tornare a suonare qualcosa di ispirato agli anni 60, perché poi alla fine sono le atmosfere che mi sono più congeniali, mi divertono di più, mi ispirano di più. E in tutto in mezzo featuring con rapper, da Neffa i Club Dogo poco tempo fa, poi Caro Emerald e Melanie Fiona, perché artiste solo, comunque anche loro con sfumature 50 and 60s, anni 50 e 60. Io sono un old boy, il disco si chiama così perché alla fine arrivo a Sanremo da esordiente, però alla veneranda età di 48 anni. Ho assaggiato il palco 2 anni fa di Sanremo, duettando nella serata degli ospiti con Nina Zilli, mia amica e grande musicista con cui condivido la passione per le sopra citate sfumature, molti dicono retro, vintage, quello che è, e quindi parlando dell'old boy, del vecchio ragazzo, in realtà ho rubato il titolo del disco a un film. Una delle mie grandi passioni è il cinema. Te lo volevo chiedere. Come? No, dopo te lo chiedo. È il cinema, qui nello specifico si parla di cinema orientale, dal Giappone alla Cina e alla Corea nello specifico. Questo regista è Park Chan-wook, mi imbattei in questa trilogia della vendetta, sono una trilogia di film. Questo in particolare, secondo me, è il più potente dei tre. Parla di un tizio imprigionato per 20 anni senza sapere per quale motivo, ne entra in questa gattabuia ventenne, ne esce quarantenne, quindi un